Addio! Buongiorno amiche ed amici di Storia di Cosmonautica, oggi una piccola differita perché il lancio è avvenuto alle 5.20 italiane, come leggete nel banner sotto, e Ferragosto è avvenuto il lancio questa mattina della Soyuz 2.1A che ha portato verso la Stazione Spaziale Internazionale la nave cargo che noi ben conosciamo, Progress MS-28, partita stamattina appunto dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan. Vi faccio gli auguri di buon Ferragosto, il 15 di agosto, come vedete dallo sfondo, piccola diciamo, nota culturale, il nome Ferragosto deriva dal fatto che l'imperatore Ottaviano Augusto nel 18 d.C. istituì questa festività che all'epoca aveva il 1 agosto come le ferie auguste, cioè il giorno di vacanza dedicato ai divertimenti, eccetera. Poi il cristianesimo l'ha portato al 15 per farlo coincidere con la celebrazione di Maria Assunta. Quindi oggi in questa giornata di festa Roscosmos non ci ha fatto mancare questo bellissimo spettacolo del lancio stamattina appunto all'alba, che ha potuto seguire la diretta. Io ovviamente dormivo e quindi mi sono riservato di farvi una piccola sintesi. Perfetto, andiamo alla nostra usuale presentazione come ben sapete appunto proprio l'SMS-28 Roscosmos, missione di rifornimento, e noi ci abbiamo questa piccola dove, come e quando e cosa, cioè dove lanciamo? Noi lanciamo dal cosmodromo storico di Baikonur nel Kazakistan, cosmodromo che, bisogna ricordarlo, è in uso a Roscosmos e alla Federazione Russa in quanto è una specie di enclave, anche se il territorio kazako viene gestito amministrativamente dalla Russia fino al 2030, e progressivamente i lanci con equipaggio verranno spostati verso il nuovo cosmodromo di Vostochny, però finché verrà utilizzata la ISS, quindi intorno al 2030, comunque verrà utilizzata anche Baikonur. Quando poi la Roscosmos andrà via da Baikonur, comunque l'attività dei voli da questo cosmodromo non finirà, perché è stato raggiunto un accordo per la creazione di una rampa di lancio, per il riadattamento della rampa di lancio del vecchio Zenit per il Baiterek, cioè il Soyuz 5, un nuovo lanciatore, in grado anche di portare navicelle pilotare verso le stazioni commerciali che ci saranno dopo la ISS, sappiamo bene che verrà dismessa intorno al 2030. Come lanciamo? Lanciamo con un veicolo che si chiama Soyuz 2.1A, lancia una delle due versioni dell'ultima versione, scusate, mi ripeto, del lanciatore che nasce nel 57 come razzo balistico, l'R7, e che è arrivato appunto allo stato dell'arte adesso, le due versioni 2.1A che viene utilizzata sia per le Progress che per le Soyuz, e quello un po' più potente 2.1B, c'è anche una terza versione, la 2.1V, che è senza i blocchi laterali, usata esclusivamente per ora, perché è un lanciatore un po' più leggero, è usata per i lanci militari. Sì, partiamo dalla rampa di lancio 31/6, perché la storica rampa di lancio 1 del Gagarinsky Start era in fase di ricostruzione, non verrà riadattata per i lanci, ma verrà trasformata in un museo. Il primo lancio della versione 2.1A risale al 2004, è in tre stadi, è alto 46,30 metri, ha un diametro di 2,95 metri, pesa al lancio 312 tonnellate, ha una spinta al decollo, questa versione, 4148 kN, ha un ratio di successi molto elevato, perché questo appunto Soyuz 2.1 hanno effettuato 45 lanci, 46 con successo e 39 consecutivi. Qui abbiamo una scheda un po' più nel dettaglio. Il Soyuz 2.1A, appunto, abbiamo detto, è un tre stadi, in quanto il primo stadio e il secondo stadio sono composti dai blocchi laterali e il blocco centrale. Nel primo stadio, che è lungo 19,60 metri e un diametro di 2,68 m, sono presenti 4 propulsori quadricamera RD107A più 8 propulsori direzionali. Viene acceso per 118 secondi. Il secondo stadio, che è il blocco centrale, è lungo 27,10 metri, ha un diametro di 2,95 m, ha un quadricamera RD108A più 4 motori direzionali, viene acceso per 280 secondi. Il terzo stadio è lungo 6,70 m, ha un diametro di 2,66 m, ha un propulsore quadricamera RD0110 più 4 motori direzionali, viene acceso per 270 secondi. La versione 2.1A può trasportare nell'orbita bassa un carico utile di 7.820 kg e nell'orbita geostazionaria trasferimento 2.810 kg.
Faccio anche questo piccolo paragone, diciamo, dei costi dollari al chilo. Considerate che lanciare un razzo Soyuz 2.9 costa 80 milioni di dollari, portare un chilo nell'orbita bassa costa 11.396 dollari e un chilo nell'orbita di stazione di trasferimento 28.469,75. Per fare un paragone, vi dirò che lo dico sempre, il Falcon 9 di SpaceX, che è parzialmente riutilizzabile, costa circa 70 milioni di dollari il lancio di uno di questi razzi, però ha un costo per il chilo nell'orbita bassa veramente drasticamente più basso, perché praticamente lanciare un chilo con il Falcon 9 costa 2.700 dollari. Pensate un po' che differenza. Cosa lanciamo? Lanciamo la Progress MS-28. La Progress MS-28 è una versione, diciamo, usa e getta della Soyuz, in quanto non ha scudi termici per il rientro, quindi rientra bruciando nell'atmosfera. Trasporta verso la Stazione Spaziale Internazionale 2.621 kg di carico diviso in 1.201 kg di materiale per l'equipaggio, banalmente biancherie, rifornimenti, cibo e tutto quanto possa servire, 950 kg di carburante, quindi verrà fatto un bel pieno, diciamo, ai motori della Stazione Spaziale Internazionale, 420 kg di acqua che sostituiscono quella che nei vari ricicli comunque si perde, e 50 kg di azoto. Il percorso verso la Stazione Spaziale Internazionale per questa missione è un percorso a basso consumo. Sapete benissimo che durante i voli con equipaggio di solito si usa un percorso ad alto consumo che ci mette appena 3 ore. In questo caso verranno effettuate più orbite per innalzare progressivamente l'orbita iniziale della Progress fino a portarla all'incrociare la Stazione Spaziale Internazionale a circa 480 km di altitudine, e ci metterà 50 ore e 4 minuti, quindi se ne parla tra, diciamo, un paio di 3 giorni, diciamo, da oggi. Come è fatta una Progress? Vedete che è sostanzialmente una Soyuz, però non ha la parte dell'equipaggio. Quella parte centrale invece sono serbatoi del combustibile e del carburante che serve appunto a ricaricare i motori della Stazione Spaziale Internazionale, e anche la Progress essa stessa, quando rimane agganciata, fa da motore ausiliare per innalzare o abbassare l'orbita a seconda dei veicoli che deve incontrare, oppure per evitare di incrociare, scusate, diciamo, l'accento romano, per evitare di incrociare dei detriti spaziali che si avvicinano pericolosamente. E nella parte superiore, nel modulo orbitale, quello sferico, diciamo, c'è tutta invece la parte del carico delle merci, quindi, non so, vestiario, cibo, tutto quello che serve, acqua, per gli astronauti che stanno sulla stazione spaziale. Eccoci qua, andiamo a vedere adesso le immagini del nostro lancio. Commentiamo, ecco qua, la sintesi, ovviamente. Qui siamo già alla fase del preliminare. Sapete benissimo che viene fatto una checklist, non c'è un conto alla rovescia. Intermedio, quindi si accende il motore intermedio, questa iniezione così glavne, l'accensione principale, quindi viene messo il motore a massimo regime. Spettacolare inquadratura dall'alto del sistema Tulipan di ritenzione. C'è stato un piccolo ritardo nella trasmissione, infatti poi l'immagine del Cosmos passa direttamente qui al drone, che ci dà queste immagini molto spettacolari della Soyuz che si innalza nel cielo del Kazakistan. Come sappiamo bene, non viene fatto ovviamente il conto alla rovescia al lancio, e subito per il lancio viene fatto un conteggio ogni 10 secondi, viene ripetuto, diciamo, tutte quelle che sono i controlli che vengono fatti a terra sulla salute del lanciatore. Nel frattempo che appunto assistiamo a questa sintesi, io appunto ho accorciato un pochettino, perché comunque, come ben sapete, abbiamo seguito tante volte in diretta con gli amici di Passione Astronomia e con Stefano Mossa di Spazio Comunità Frontiera. Vi spiego sempre che appunto c'è tutta questa nostra procedura, ogni 10 secondi viene fatta questa checklist, ma torniamo un attimino. Sappiamo che ci mette appunto 9 minuti ad arrivare da terra fino all'orbita diciamo, di trasferimento iniziale. Io l'ho condensato in 4 minuti, adesso assisteremo alla fase di distacco dei motori laterali, molto spettacolare, perché appunto si separano facendo una forma di balletto a forma di croce, che molti chiamano il fiore di Korolev, o appunto la croce di Korolev. È molto spettacolare, è una particolarità, una caratteristica proprio dei lanciatori Soyuz. Quando non ci saranno più i lanciatori Soyuz, perché presto verranno ovviamente sostituiti prima o poi da qualcosa di più moderno, insomma, questo spettacolo ci mancherà. Da ricordare che la Stazione Spaziale Internazionale in questo momento, già da un paio di mesi, vive, diciamo, una situazione abbastanza complicata per via della difficoltà della Starliner, del nuovo veicolo con equipaggio americano della Boeing, a poter ritornare a terra.
la missione doveva durare 15 giorni. Ecco qua, assistiamo adesso alla separazione spettacolare di questi blocchi laterali che fanno parte del primo stadio. Galileo vedete un'intuizione geniale, quella di affiancare primo e secondo stadio in un unico blocco, quindi vengono accesi contemporaneamente. Qui c'è la separazione del fairing aerodinamico, quindi la copertura aerodinamica, perché ovviamente, da come vedete dai sistemi di telemetria, siamo già a 8.900 km all'ora, a 97 km di altitudine, quindi siamo quasi nello spazio. La resistenza aerodinamica nulla, per cui non serve più avere la copertura aerodinamica. Bella inquadratura questa invece dal pannello solare ancora ripiegato della Progress. Dicevamo, appunto, c'è questa situazione di emergenza, non si riesce a capire come e in che modo, appunto, rientreranno gli astronauti subito da Williams e Barry Wilmore, che sono stati consegnati alla stazione spaziale a luglio con la Starliner. Purtroppo c'è dei problemi ai motori, per cui non si riesce a capire se potrà rientrare autonomamente o no. Ecco qui intanto la copertura di protezione dell'interstadio, del cosiddetto hot staging, tra il secondo e il terzo stadio. Adesso ci fa vedere che appunto si è acceso il terzo stadio, il secondo stadio si è già stato separato. Dicevamo appunto c'è un problema che c'è una grossa perdita di azoto, e i motori non vanno in pressione, e tra l'altro in questo lancio era stato disabilitato il sistema di sgancio e rientro automatico che era presente nelle precedenti missioni, che erano state effettuate tutte e due con modalità automatica sempre di auto. Ecco intanto la separazione qui della Progress dal terzo stadio e appunto il suo ingresso in orbita, e come vedete dalla telemetria 27.700 km all'ora, quindi velocità orbitale, la cosiddetta V1, 193 km di altitudine, quindi ha raggiunto la sua orbita di obiettivo. Adesso vediamo l'apertura a molla boing, dei pannelli solari, sistema proprio meccanico completamente, però efficace. E quindi abbiamo detto la nostra Progress adesso in orbita, e progressivamente verrà innalzata la sua orbita e mandata verso la stazione spaziale internazionale. Torniamo appunto a noi, dicevamo che ci sono dei problemi appunto per il rientro di questo Starliner. A un certo punto sono stati vari rinvii, vari rinvii, vari rinvii. Purtroppo quello che sembra prendere corpo è l'ipotesi di un rientro dell'equipaggio, quindi due astronauti. Come passeggeri supplementari, probabilmente la missione Crew 9, che dovrà raggiungere la stazione spaziale internazionale, dovrà partire il 18, quindi dopodomani, domenica, tra l'altro giorno del mio compleanno, e invece è stato spostato a 25 settembre, 24 settembre, perché appunto si deve prendere una decisione su quello che verrà fatto con la Starliner. Perché appunto è stata mandata in orbita questa navicella con un aggiornamento software che inibiva la possibilità di distacco e rientro automatico, per cui deve essere pilotata manualmente. Il problema è che appunto probabilmente non si vuole rischiare di far pilotare manualmente la navicella con una navicella che non è forse in grado di rientrare. E a questo punto stanno cercando di rimandare il vecchio software per poterla far sganciare e rientrare automaticamente, con quello che succederà, e i due componenti di equipaggio verranno aggiunti con due strapuntini, quindi con la Dragon tornerà a terra non più con 4 persone, ma con 6 persone, ne può portare fino a 7, oppure potrebbe essere adottata una soluzione ancora più ardita, che sarebbe quella di fargli dare una spinta, appunto farla utilizzare un altro veicolo per poterla far deorbitare e mettere nella traiettoria di discesa. Questo veicolo, per esempio, potrebbe essere una Progress, anche se questa Progress non è dotata di aggancio compatibile con la Dragon. Non è una novità che delle Progress modificate abbiano portato dei moduli della stazione spaziale. Per esempio, il modulo Pre-Shuttle è stato mandato in orbita con una Progress modificata senza la parte centrale, diciamo, aveva solo il modulo di servizio, al quale era agganciato questo modulo. E una soluzione allo studio sarebbe proprio quella di un veicolo trattore, cioè potrebbe essere anche una piccola Progress senza appunto la zona, il modulo SA e il modulo BO, solo il modulo di servizio con il sistema di aggancio compatibile. Cosa potrebbe fare questo tipo di piccola Progress? Potrebbe appunto, una volta che i due astronauti si sono sganciati dalla stazione spaziale, agganciare la Starliner e portarla, guidarla con i suoi motori verso l'inserzione per la traiettoria di rientro. Dopodiché, una volta che è avvenuto sia nella traiettoria giusta per il rientro dell'atmosfera, sganciare questa Progress a traghetto e far atterrare regolarmente
ovviamente la Starliner sgancerà il suo modulo di servizio, non ne sa più, e atterrerà nuovamente come è previsto nel White Sands, quindi al poligono militare White Sands. Ovviamente questa è una soluzione estrema. Lo stesso lavoro può essere fatto con un qualsiasi altro veicolo, l'importante è che appunto abbia un sistema di aggancio e possa pilotarla. Io ho detto che la Progress perché è un veicolo che già esiste, cioè perché comunque la Progress modificata per fare questo lavoro già c'è. Anche una Progress o una Soyuz normale potrebbe partire dotata di un anello adattatore per il sistema di aggancio International Docking System, che ricordiamo che sebbene usato dagli americani e da tutti gli altri, non dai russi, è un brevetto russo-americano perché nasce dall'APAS 75 della missione Apollo-Soyuz. Quindi i russi sono dotati di anelli adattatori per poter, in caso di emergenza, agganciare un veicolo statunitense o cinese o indiano, perché anche loro utilizzano questo. Staremo a vedere, pare che la conferenza stampa con la decisione finale venga presa proprio entro fine agosto, perché appunto il termine ultimo è quello di settembre per poter mandare anche l'equipaggio di ricambio per l'equipaggio della Q8 che ritornerà a terra. Beh, staremo a vedere, rimanete sintonizzati, prossimi appuntamenti ce ne saranno tanti, c'è la prossima missione a fine mese della Polaris Dawn, quindi prima missione privata con passeggiata spaziale, la seguiremo sicuramente perché l'orario è abbastanza compatibile se non cambia niente intorno alle 9 del mattino. Con gli amici di Passione Astronomia e con Stefano Mossa. Ci sarà la Spaceship sicuramente, verso settembre, ci saranno tanti lanci, tante missioni anche interplanetarie. Insomma, noi siamo qui, vi aspettiamo, come dico sempre, innanzitutto buon Ferragosto e sigla!